Ed eccoci qui con i due autori, se si può dire in parola breve, poi spiegheremo meglio, del film che va in onda questa sera per la prima volta in anteprima al Bar Eden. A forza la vita. Chi sono? Sono ovviamente l'autore del soggetto, che è Michele Armenisse. Buonasera. E la sceneggiatrice del film, che è Mary Fabricino. Beh, buonasera. Buonasera innanzitutto a tutti quanti, poi finalmente siamo arrivati al dunque, a vedere questo film realizzato, fortemente voluto da me, fortemente, è vero o no? Certo. Fortemente voluto da me, logicamente la mia prima esperienza come attore e come autore di soggetto. Io mi trovo qui a presentare questa storia veramente vissuta, veramente realizzata come è stata vissuta dalla vera interprete, purtroppo adesso è mancata comunque. Io, è una cosa che tocca il cuore veramente a parlare di questo. E devo dire grazie a tutti quanti gli attori che hanno partecipato per realizzare e per far rivivere queste scene da chi veramente l'ha vissuta. E noi logicamente abbiamo dato del nostro meglio, grazie alla scenografia e al copione che ci siamo ottenuti, scritto da Mary Fabricino, ed è stata una cosa veramente, a recitarla, rivivere quei momenti. Questo diciamo che ha fatto sì che la nascita di questo film, la realizzazione di questa cosa, io la dedico fortemente al marito di questa donna, che non sto a dire il nome perché non vuole, e gliela dedico veramente, come tutti quanti gli attori partecipanti, gliela dedichiamo con tutto il cuore. Ciao! Era questo che volevo dire al marito di questa signora. L'ho salutato con questa mia frase e vorrei passare la parola adesso a Mary Fabricino. A Mary, esatto, sì. Io voglio chiedere a Mary ovviamente l'emozione nel scrivere una storia del genere e tutto il resto, insomma, perché come abbiamo detto è una storia molto molto toccante, insomma, le sue impressioni, le sue emozioni e tutto il resto. È stata un'emozione veramente fortissima, perché quando Michele mi ha detto che era una storia vera, sì, e che lui la voleva dedicare a questa donna, certo, nel scriverlo, ti dico la verità, ogni tanto mi emozionavo, mi usciva qualche lacrima, ti devo dire la verità, proprio perché è stata scritta con il cuore. E poi, come tutti gli attori, veramente hanno partecipato con tanto amore, veramente. E quindi io voglio ringraziare tutti gli attori che hanno preso parte e voglio ringraziare anche Michele per questa idea che grazie mi ha dato, te. E grazie, quindi mi ha dato questa, grazie, fortissima emozione. Grazie a te. E vorremmo anche dire che questa è stata anche una post-produzione della MDN Cante20, la quale ha preso il film anche a cuore, sì, e quindi è anche una buona cosa, perché io faccio parte della MDN Cante20 e ne sono orgoglioso veramente di aver preso questo film sotto questa etichetta. E grazie anche a te nella realizzazione di questo mio progetto, che è veramente, io spero che sia riuscita alla grande anche a vostro favore, a vostro parere, poi ne prenderemo atto. Certo, dopo giustamente ci saranno o critiche o cose buone, noi accetteremo tutto. Beh, c'è sempre da dire, certo, che non siamo attori professionisti. No, quello diciamo, sì, sempre, ecco, che perché per il momento è un film amatoriale, questo, certo, è ovvio. Poi quindi diciamo, è da apprezzare, alcuni per la prima volta hanno recitato, giusto? Esatto. Lo stesso Michele ha recitato per la prima volta. E tanti altri attori. E anche sì, altri, però vabbè, se la sono cavata benissimo. Perché allora, logicamente... diciamo che adesso inizieremo, esatto, sperando che piace a tutti, va bene? Esatto, in bocca al lupo. Grazie, sì, crepi lupo, per tutti i vostri progetti. E siamo qui con il regista del film che sarà proiettato questa sera in anteprima, che si chiama Forza la vita. Il regista è Daniele Poggiolini, sta al mio fianco. Volevo chiedere a Daniele, ovviamente, qual è stata la sua missione nel girare un film da un tema così delicato, così importante? Dunque, tu lo sai benissimo che il tema è veramente delicato. Ho lavorato con persone splendide, non per niente abbiamo qui la protagonista Nancy e tutte le altre persone che hanno lavorato. Mi sono divertito, abbiamo avuto, come voi sapete bene, in ogni film viene fuori sempre qualcosa, comunque tutto perfetto, mi sono divertito molto Nancy, veramente molto, e spero che questo film vada avanti. Anzi, se posso vorrei dire una cosa, questo film io cercherò di doppiarlo o fargli i sottotitoli in francese, perché parlando con la direttrice della televisione svizzera di Ginevra mi ha accettato il film, speriamo che vada tutto bene.
Ah, quindi c'è anche questa possibilità che vada, sì, oltre. Quindi stasera è un inizio per un lungo cammino, giusto? Esatto, speriamo che sia un inizio per un lungo cammino. Vi saluto tutti, è stato un divertimento, grazie a tutto lo staff e a tutti il cast degli attori e delle attrici, ciao. E adesso al mio fianco ho due protagoniste del film Forza la vita. Abbiamo Rita Cuccaro alla mia sinistra, che è una delle protagoniste perché ha interpretato il ruolo di mia mamma nel film. Come ti sei trovata in questo ruolo? Se è stata la tua prima esperienza? Un pochino raccontaci qualcosa, le tue emozioni. Sì, è stata la mia prima esperienza cinematografica e mi sono trovata bene con gli attori e gli artisti che ci hanno lavorato, e il mio ruolo era abbastanza impegnativo. E per me è stata una bellissima esperienza recitare questo ruolo di mamma. Mi ci sono ritrovata. Era un po' impegnativo, anche perché sei una mamma abbastanza giovane per me, però è andato benissimo. Vabbè, mi sono un po' camuffata, sì. Mi sono un po' invecchiata, però insomma è stato un ruolo molto bello che ho sentito, perché ovviamente come mia figlia era una bellissima attrice, quindi mi ci sono trovata molto bene a recitare insieme a loro. Anch'io mi sono trovata benissimo con te, poi era una parte veramente toccante ed emozionante, sì, che avevamo, sì, entrambe, se si può dire. Mentre alla mia destra ho Patrizia Russo, sì, giusto, buonasera, che ha recitato il ruolo di mia zia. Sì, infatti ho recitato il ruolo della zia, la sorella di Rita Cuccaro, esatto, come parole. Ecco, come prima esperienza da vedere, è stato bello, un bel set, ecco, sì, tutti, è stato davvero emozionante. Ecco, per me, essendo stata la prima volta, perché sono stata sempre al di fuori di quello che era il cinema, perché io ovviamente... Mettiti un pochino più a favore della... fai vedere il tuo viso bellissimo, perché lei è una bellissima donna, una bella bruna, una bellissima mora. Grazie, troppi complimenti. Allora niente, essendo sempre all'esterno del set, per me è stata una prima esperienza all'interno del set, perché curo a Roma a livello cinematografico, ed è stata un'esperienza bellissima con amiche e amici partecipare a questa esperienza, e per me è una soddisfazione. Sono soddisfatta anche di stare qui stasera, di stare con Mary Fabricini, con lei, certo, tutti quanti, sì, e che in bocca al lupo per questo film, e che possa andare avanti a portare tante soddisfazioni. Ecco, questo qua, sì, tante soddisfazioni davvero, e mi auguro che col passare del tempo, anche per me come prima esperienza, stando sempre fuori a portare altri attori. Ti è piaciuta questa esperienza d'attrice all'interno? A me tantissimo, sì, all'interno sì, è stato molto emozionante. Quindi magari ci vuoi riprovare prossimamente? Sì. Parteciperò con soddisfazione, perché davvero è stato una vera emozione, perché viverla è una cosa, vederla è un'altra, certo. Ecco, prepararli agli attori è una cosa, invece viverla è un'altra, di cui è stato molto molto bello. Ringrazio di avermi, certo, fatto partecipare, e ringrazio tutto il set, tutto lo staff di questo film e tutta la partecipazione. Va bene, grazie a voi. E godiamoci quest'anteprima. E sono qui col grande artista, cantante e anche attore Mario Landi. Oh, grazie. Sicuramente c'è tante fans che ci stanno seguendo, sì, però stasera sei qui non solo in veste di cantante, ma in veste di attore, giusto? Perché tu che ruolo hai interpretato in questo film? Lo vuoi dire tu? Sì, un bel ruolo, dottore. Il mio dottore. Il tuo dottore. Purtroppo il dottore che non ha saputo salvare la sua paziente. Mi è dispiaciuto tantissimo. Speriamo la prossima sarà ancora più, posso salvare. Che la prossima volta almeno salvi qualcuno. Anzi, no? i medici veramente qui, i medici possono salvare tante vite, perché... Vabbè, non tu, ecco, Mary vuole intervenire, perché vuole dire perché... Allora, intervengo io per dire che questa è tratta da una storia vera, sì, quindi noi non potevamo fare... altrimenti che lei si salvava, purtroppo ho tentato in tutti i modi per salvarla, e infatti anche il vero dottore ha fatto la stessa cosa, quindi diciamo che Mario ha avuto anche lui un ruolo molto importante, perché era il tuo dottore che ti ha seguito dall'inizio.
la fine. Molto importante, perché lui è stato a fianco dei protagonisti, a fianco mio, sì, dall'inizio alla fine, quindi anche tu sei uno dei protagonisti. È stata una bella cosa recitare con te, perché anche tu sei molto brava e tu lo sai molto bene, te l'ho detto un sacco di volte, sei una bella attrice. Ma non è mai abbastanza. Io voglio fare proprio i complimenti in diretta, perché Nancy è stata talmente brava che ha fatto piangere tutti. E infatti, grazie, spero non piangere per il dispiacere di come ho recitato. No. Reciti benissimo. E ti ho fatto i complimenti in diretta. Ma poi, detto da Mary, che è da anni che fai film, autrice, attrice, perché lei è una bravissima anche attrice, sì, Mary, perché anche tu hai fatto l'attrice, abbiamo detto che l'hai scritto, però non abbiamo detto che hai recitato. E infatti Mary è molto brava a recitare. Anche lei. È stata una bellissima cosa. E speriamo che ce ne siano ancora altre di storie, di belle storie. Tante belle storie. Anche se a volte lo facciamo con pochi mezzi, con mezzi amatoriali, non è colpa nostra, perché noi ci mettiamo il cuore, tutta ci mettiamo l'impegno. L'anima e la professionalità ci mettiamo. Noi facciamo, cerchiamo di dare il massimo. Un input molto forte, perché questa è veramente una bella storia. Io ho visto il copione, ho letto il copione, veramente è stata una, mi sono innamorato subito di questa storia, scritta veramente benissimo da Mary, recitata da tanti bei attori come te, Michele Arminisi, che anche lui bravissimo, e tanti altri, dal regista Poggiolino e tante belle persone. Veramente tutti quanti i complimenti da parte mia e un bacione da parte tua e Mary, ok? Ok, vi ringrazio, ciao, alla prossima. Ciao. E sono qui ancora con due attori del film A Forza la Vita, Serena Nardi e Umberto Sanselmo. Vogliamo dire brevemente il vostro ruolo nel film, l'emozione che avete provato e cosa ne pensate, ovviamente. Allora, Nancy, guarda, tu lo sai perché in un'altra intervista di questo film ne abbiamo anche già parlato. Sicuramente. È stata la mia prima esperienza da attrice, quindi lo sai, io sono abituata che mi piace fare un po' tutto. Mi sono trovata benissimo, le gambe tremavano, però poi da lì ho avuto anche altre esperienze da attrice e devo dire che è un ruolo che mi piace, quindi per me è stato comunque un piacere, un onore, e sono felicissima di stare qui finalmente. La curiosità c'è tantissima di vedere questo film e niente, sono qui per godermelo tutto, guarda. Sicuramente. E quindi magari ci riproverai anche come attrice, anche se tu sei cantante e ballerina, però anche questo, lei è un po' tutto, quindi l'abbiamo detto già tante volte, è una showgirl completa. Passo la parola anche a Umberto Sanselmo, le sue emozioni, le sue idee come attore e del film. Ciao Nancy, io comunque per me è la prima esperienza di questo film, mi ha fatto piacere partecipare, conoscere anche Michele, lavorare con Mary, e ho conosciuto te, Davide, di più in questo film. È stata una bella cosa, non vedo l'ora di vederlo, e poi da lì sono incominciate tantissime collaborazioni con te, con Davide, con Mary, tante belle cose. Io faccio un in bocca al lupo stesso a tutti noi. E spero di ritrovarci sempre per queste belle cose. Io credo che nel lavoro che facciamo la cosa più bella sia anche le amicizie che si creano, quindi è bellissimo essere qui, tutto il cast, e dobbiamo solo vedercelo, guarda. Sicuramente, partiamo da questa serie, andiamo sempre avanti con questo progetto e con i nostri progetti. Ciao. Ed eccoci qui con Dino Puoti. Dino Puoti già l'abbiamo conosciuto in altre occasioni, lui è un organizzatore di eventi, è un po' di tutto, però è anche attore. È attore del film che andrà in onda questa sera in anteprima, che si chiama Forza la Vita, giusto Dino? Sì, giusto, con Mary Fabricino, con Tenenzi di Somma come protagonista e con Michele Arminisi che ha scritto il soggetto del film. Là diciamo che ho avuto un ruolo dove ho fatto la parte dell'amico del fidanzato tuo, sarebbe. È stata molto bella questa parte, diciamo, e adesso uscirà in anteprima qui al Bar Eden, ringraziando ancora il titolare e tutti coloro che ne hanno fatto parte, Nancy. E bolle in pendola una cosa bella. Cosa? Praticamente abbiamo tanti progetti, accenna il tuo film Tra Odio e Amore. Esatto, perché vogliamo dire che Dino Puoti parteciperà anche al mio film, praticamente. Il film è sempre soggetto di Michele Arminisi e la sceneggiatura è mia, e tu parteciperai come attore anche in questo film, giusto? Sì, ne sarò lieta, e chiediamo al Centro Laila di ospitarci, perché abbiamo bisogno della struttura per fare una parte. Penso che il direttore sicuramente non avrà nulla in contrario. A breve veremo a trovarvi, e che dire, una cosa più bella di questa non può accadere, perché diciamo che questo film è un film che tocca molto quello che è l'immigrazione. Non stiamo a svelare altre cose, poi ne parleremo da vicino. Grazie a chi ci segue, a chi ci sta seguendo, a chi ci seguirà in futuro,
a presto Nancy, grazie. Certo, grazie a te, restate e con noi. E qua al mio fianco abbiamo un altro attore che ha partecipato al film A Forza la Vita, si chiama Enzo Autier. Di brevemente le tue emozioni nell'aver partecipato a questo film, come ti sei trovata nelle vesti di attore e una tua opinione ovviamente. È un'emozione, che bella emozione, perché chi l'ha scritto comunque è stato bravino. Sono stato molto contento e ho accettato con piacere questo ruolo. Sì. Sì, sì. Quindi adesso siamo qui per vedere l'anteprima della serata, siamo tutti emozionati nel okay. vederlo, perché è la prima volta che lo vediamo, sì, giusto? Sì, sì, quindi okay. facciamo un in bocca al lupo a chi l'ha scritto e facciamoci anche un in bocca al lupo a noi che abbiamo partecipato. A giusto? Tutti quelli che sono stati impegnati e soprattutto a chi l'ha scritto e a chi... l'ha messo in moto questo bellissimo tema. Tema. Ok, ringraziamo Enzo Autiero. Di nuovo buonasera. Grazie. E al mio fianco abbiamo un'altra attrice, una piccola grande attrice che ha partecipato al film A Forza la Vita. Come ti chiami e di un pochino le tue emozioni riguardo al film? Allora, mi chiamo Carla Gentile, ho 11 anni e mi ha fatto piacere partecipare a questo film, ma divertendoci molto con la macchina. La mia emozione più grande è stata partecipare al film e proprio questa storia che è stata vera e proprio di questa ragazza che è morta, mi dispiace, però mi faccio... Cosa ne pensi? È stata una bella esperienza? È stata una bellissima esperienza e spero che continuare con ieri e ciao a tutti. Va bene, grazie, ciao Mar. Allora, finalmente è arrivato anche il tuo momento, hai intervistato tantissimi attori, quindi adesso diciamo che è arrivato anche il momento di Nancy. Vuoi parlare, dire le tue emozioni, che ne hai avute tantissime? Beh, io logicamente ho tantissima emozione, come hai detto tu, perché è un argomento molto molto profondo, molto toccante. Possiamo soltanto dire che tratta di una malattia e della forza di questa persona a portarla avanti per la gioia praticamente che lei aveva nel vedere il figlio crescere, se possiamo già dire un pochino la trama. Adesso certo. Poi il resto lo vedranno, esatto, lo vedranno. Esatto. E quindi la forza di una donna ammalata che nonostante tutto non si arrende e vuole andare avanti. E io ho interpretato questo ruolo molto molto particolare. Io dico che adesso che noi lo facciamo poi vedere, il resto vedremo un come pochettino va lo puoi dire. Ah, ecco. Di un po' la trama del film, non tutta, no, ma tutta un pochino, no. Vai. No, ho voluto soltanto dire praticamente che parla del coraggio e della forza di una donna che nonostante la malattia va avanti per amore del figlio e per amore del marito. E quindi ovviamente è veramente un ruolo, per me è stato un ruolo molto impegnativo, che spero di almeno in parte aver riuscito a trasmettere le mie emozioni, le emozioni che giustamente voi che l'avete scritto volevate dall'attrice. Io ringrazio te soprattutto per avermi scelta come protagonista del film che hai scritto insieme a Michele Armenisi, ovviamente, che lui ha curato il soggetto, sì. E ringrazio anche il regista Daniele Poggiolini che mi ha voluto anche lui in questo ruolo. Ok, e io un ringraziamento lo voglio fare anche a Davide Guida, certo, che ci sopporta e che sta sempre con noi, ok? Allora adesso iniziamo a vedere il film.